Grazie Presidente. Oggi finalmente rileviamo una particolare coincidenza di visioni, soprattutto politiche, sull'attività che deve essere svolta inerentemente a questo famoso piano urbano parcheggi che è stato ereditato dal passato. Visione politica che mi sembra di capire coincide esattamente con quella dei comitati territoriali che hanno più volte espresso a riguardo dei contenuti altamente condivisibili. Peccato che, come abbiamo visto anche in commissione, la totalità delle istruttorie di questi 57 PUP è terminata nel 2014. Ci chiediamo cosa ha impedito a intervenire prima, perché si fa presto oggi a prendere a braccetto i comitati che protestano, mentre prima invece non veniva dato nessun ascolto. Questo provo per metterlo chiaro e tondo. Ci si chiede quali sono le ragioni per cui questi sette invece non sono stati inseriti in delibera. Il consigliere di centrodestra specifica che, qualora ci dovessero essere ovviamente delle problematiche di carattere giuridico, ecco, insomma, sarebbe anche opportuno spiegarle. Ecco, è spiegato esattamente nella pagina 6, che, insomma, come avete già detto, verrà stralciata perché non riguarda comunque questi piani che oggi noi andiamo a espungere, ma che, visto che ancora c'è, insomma, riporto l'attenzione solo per citare uno dei tanti esempi, a pagina 6, il primo, il numero 01.5, l'osservazione da parte dell'amministrazione fu perché è un'osservazione datata sicuramente del 25 febbraio 2016, contestazione di vizi nella comunicazione nel procedimento sotteso. L'operatore risponde: i motivi ostativi al punto 3, i motivi ostativi sono stati comunicati tempestivamente, fax del 22 settembre 2011. Di fronte a questa risposta, qualsiasi amministrazione ha il dovere di andare a indagare la veridicità di questa controdeduzione, perché le conseguenze le abbiamo già viste. Le abbiamo già viste a dicembre del 2016, quando quest'Aula ha votato un debito fuori bilancio sul PUP fermi di 1 milione di euro, che rappresenta probabilmente uno degli interessi più alti per questa amministrazione, perché questa amministrazione, quando dà davanti ai cittadini, tutti i cittadini, deve spiegare i motivi per cui non riesce a realizzare delle scuole, degli asili nido in periferia, tutti i servizi che mancano. Ecco, questo è uno dei motivi. 1 milione pagato per un PUP che probabilmente, se fossero stati ascoltati i territori, visto che la controversia è basata sul fatto che quel cantiere, il giorno che doveva partire, è stato fermato, a mio avviso, giustamente dai cittadini che si sono incatenati ai platani, l'amministrazione ha pagato 1 milione di euro. Perché? Perché ci sono dei diritti acquisiti. Io capisco che anche il consigliere Corsetti chiede, no, di fare attività politiche, anche andare con coraggio contro questo tipo di possibilità di ricorsi, ma questi ricorsi hanno un costo. E poi non è neanche vero che tra i 57, come ha affermato, non c'è nessuno che non ha risposto. Hanno talmente risposto che, se fosse stato presente all'ultima commissione, avrebbe ascoltato con le sue orecchie che un operatore privato che rappresenta una buona parte di questi PUP espunti ha già dichiarato che ricorrerà in giudizio. E stiamo parlando di 57, per cui è stato ribadito sia dall'assessore Meleo che dal presidente Stefano che questa amministrazione va avanti. Va avanti anche ascoltando i comitati e sta continuando ad ascoltare i comitati. Tutti i rilievi che sono pervenuti in commissione sono all'esame non solo della commissione ma anche dell'assessorato e degli uffici. Ma quando si risponde, e lo ribadisco, che l'operatore aveva mandato un fax il 22 settembre 2011, ci chiediamo chi c'era nel 2011 che doveva verificare. Non so, come adesso in aula non c'è nessuno. Ora vorrei arrivare a un altro punto che ci è stato contestato, la mancanza di visione, di progettualità, di risposta, perché un conto è spungere, un conto è programmare il futuro. Ora,
a parte che l'assessore già ha risposto a quelle che sono le linee di intervento di questa amministrazione già dichiarate nel DUP, ma forse a qualcuno è sfuggito che questa amministrazione ha già dato un indirizzo molto netto rispetto a quelli che saranno i parcheggi che verranno realizzati in questa città. Verranno realizzati nei nodi di scambio periferici, a ridosso del GRA, e sono già inseriti all'interno dell'attività che è in corso sul PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. Sono notizie, attività che sanno tutti quanti i consiglieri anche di minoranza, eppure, visto che veniamo anche al tema della stampa, la stampa continua a diffondere il falso. Addirittura è stato scritto ieri una testata nazionale che oggi noi in aula avremmo dato, proprio scritto letteralmente, il sì allo sventramento sotto il Quirinale, sotto Castel Sant'Angelo, sotto tutta una serie di... Vedete com'è? Allora, no, l'interesse di questa città si basa anche su cosa viene comunicato ai cittadini. Noi gradiremmo che, più che... Per carità, ci sono molti giornalisti che fanno il loro lavoro in maniera egregia, ma quando avvengono questi fatti noi gradiremmo che anche le opposizioni si schierassero apertamente contro questo tipo di falsità che scredita non tanto l'amministrazione a 5 Stelle, ma tutta la città. Perché il cittadino che legge queste affermazioni fa parte di Roma, non fa parte di altre città. E non è giusto che venga incluso in una infamia, perché per quanto mi riguarda si tratta di infamia. Quest'Aula ha il dovere di tutelare ogni cittadino anche nel suo diritto di essere informato correttamente, anche rispetto al fatto che in Commissione è stato già più volte chiarito che noi rispetto a questa politica del passato sui PUP siamo totalmente contrari, perché non si possono realizzare dei parcheggi infilandoli a forza all'interno di contesti urbani che non li possono assorbire, semplicemente perché c'è bisogno di trovare spazio per la quantità indiscriminata che è stata lasciata crescere in questa città di automobili private. Lo ribadisco con forza anche oggi, Roma è una città che ha il 20% di trasporto pubblico su ferro, Milano ha il 50%, dove sono le amministrazioni del passato che hanno governato questo tipo di sviluppo che è mancato? Proprio l'altro giorno, devo dire per la prima volta, una firma congiunta in Senato tra senatori del PD e del 5 Stelle è stato presentato un emendamento per prendere i 155 milioni in avanzo rispetto alla metro C per proporre, per evitare di perderli, e il governo ha detto no. Il governo, che è retto da una forza politica, è presente qui. Io vorrei vedere questa forza politica che si schiera apertamente con i propri senatori e sostiene quello di cui ha bisogno questa città. Non venire qua ogni volta a portare futili pretesti per attaccare il 5 Stelle, che sta facendo gli interessi anche del partito che in Senato sta chiedendo le stesse cose che chiediamo noi. Grazie. A lei è iscritta a parlare.